Buongiorno ragazze, allora oggi ho un po' di tempo libero, sto già morendo, scusate, ho un po' di tempo libero nel senso che sono riuscita a sbrigare un po' di cose nei giorni scorsi e quindi mi sono liberata un pochino di tempo, volevo girare qualche video. Scusate la luce è un po' strana, ma c'è brutto tempo purtroppo e quindi insomma la luce è un po' quella che è. Partirei subito però, volevo girarvi oggi il video dei 17 prodotti di cura del corpo. Visto che lo scorso video era quello 17 prodotti di make-up che voglio smaltire nel 2017, oggi facciamo i prodotti per il corpo. Io ho qua la mia vaschetta che ho in bagno, che è carinissima, è un Tupperware in realtà, che però io non utilizzo mai come Tupperware perché come potete vedere è molto alto e è troppo carino con la mucchetta e anche la cosina dietro, non lo so, mi sembra simpatico da tenere, io lo tengo in bagno. E questi sono proprio i prodotti che sto usando tutti i giorni e poi ne ho qualcun altro fuori. Anche perché chiaramente non ci stanno tutti qua dentro, ne ho qualcun altro fuori appunto da farvi vedere. Allora partirei però con la vaschetta, che sono proprio le cose, ripeto, che utilizzo proprio tutti i giorni. Ho due deodoranti dentro che non mi piacciono nessuno dei due, a dire la verità, però li sto utilizzando in combo in modo tale da farmi il piacere, insomma, ragazze. Allora, il primo è il Neutro Roberts Derma Zero. Voi sapete che io compro solo deodoranti senza sali di alluminio. E senza troppe schifezze, insomma. Comunque, il primo è questo qua. Questo qui utilizzato da solo, è un stick. Utilizzato da solo, dopo qualche ora, sinceramente mi fa puzzare un po' le ascelle. Mentre utilizzato in combo con quest'altro, che anche quest'altro da solo non ha questa grande efficacia, però devo dire, ripeto, che in combo li sto utilizzando, meno male, almeno li riesco a smaltire. Questo qua è della Bioteca Italiana all'olio di argan. Questo è certificato ICEA, quindi questo è un prodotto assolutamente bio. Mentre mio marito, sia con quello al cocco sia con quello al tè verde, si sta trovando molto bene, io questo qua con l'olio di argan no, non mi sta piacendo particolarmente. Però, ripeto, utilizzati in combo questi due, li sto utilizzando tutti i giorni e quindi li voglio smaltire. Poi, le goccine per i capelli. Ogni volta che mi faccio lo shampoo, metto su le gocce di argan, di olio di argan. Anche perché io poi i capelli me li vado a stirare con la piastra e non voglio che si rovinino, insomma, quindi per idratarli metto le gocce di olio d'argan. Questo è di Vidal, io gli anni scorsi utilizzavo quello di Avon, poi ho trovato questo qui di Vidal a un prezzo veramente stracciatissimo e sto utilizzando queste, però ho già di scorta quelle di Erbolario, l'olio per i capelli di Erbolario, quindi insomma. Vorrei assolutamente smaltire questo qua, anche se terrò la confezione perché è a pompetta, mentre quello di Erbolario ha la confezione in vetro tipo colonia, senza dosatore, quindi io poi trasferirò appunto il contenuto di quella boccetta in questa, però per adesso non sono neanche a metà, insomma. Quindi anche questo vorrei portarlo avanti. Poi questo lo sto usando e mi sta piacendo anche parecchio. È un prodotto di Brochet ed è il tonico idratante. Io prima avevo quello astringente della Youst. Questo devo dire però che essendo per pelli da normali a miste, è astringente pure lui e mi sta piacendo tantissimo. Infatti vedete sono quasi a metà. E niente, questo qua spero che vediate perché la boccetta è un po' trasparente. Comunque appunto il tonico di Brochet, ottimo, ottimo prodotto, mi sta piacendo tantissimo. Poi per struccarmi sto utilizzando, questa l'ho quasi finita come potete vedere, l'acqua micellare di Garnier, ottima ragazze, buonissima. Questa è la versione fresh, io prima avevo utilizzato quella col tappo rosa, sono ottime entrambe, non hanno odore nessuna delle due, sembra proprio acqua, non so come dire, che poi è acqua. Sì, le scoperte dell'acqua calda. Allora, questa è per pelli normali e miste, strucca, purifica, equilibra la pelle senza risciacquo, viso, occhi e labbra, in effetti è assolutamente ottima, io la trovo un ottimo prodotto, quindi questa. Poi, questa veramente me la sto portando dietro da 2 anni e non ce la faccio più, e non perché non sia un ottimo prodotto, ma perché inizio io a essere un po' intollerante. Ma è un problema mio. Questa è di Avon della linea Planet Spa ed è una maschera per il viso, scusate ragazzi, intanto mi incanto. Turkish Thermal Bath Purifier Rasu Clay Face Mask. Quindi insomma è una maschera purificante, ragazze, senza farla troppo lunga. Al Rasul per il viso. Sembra proprio, avete presente quelli, ma vediamo se riesco a farvela vedere senza fare troppi danni. È proprio una maschera, ecco appunto. E l'argilla cascò. È proprio di quelle tipo argilla, è molto buona a dire la verità. Adesso poi tirerò sull'argilla che è caduta.
Molto buona a dire la verità, però appunto ce l'ho da una vita e mezza e spero in una o due applicazioni di farla fuori, perché insomma non è che... E l'altra maschera per il viso, che ovviamente non ho nella vaschetta, perché appunto nella vaschetta ho questa, perché sto utilizzando questa è una scorta, e questa me l'avevano regalata con una delle varie cartoline di Vrochet, appunto è di Vrochet, sempre della linea Hydra Vegetale, ed è una maschera idratante, mask idratation, idratazione? Intense, non lo so se si pronuncia così. Comunque con l'inglese me la cavo meglio. Intense Hydrating Mask. Giusto per... Questi sono 30 ml, me l'hanno appunto regalata con la cartolina. E insomma, nel momento in cui finirò questa, attaccherò questa qua, che però ho già provato una volta perché ero curiosa e in effetti è molto buona. Poi, cioè almeno quella volta che l'ho provata mi è piaciuta. Ultimo prodottino del contenitore qui, insomma. È questo olio per il corpo di Bottega Verde, Brasil Emolliente Rassodante con olio di noce brasiliana e olio di copaiba. Allora, è così, si presenta nella boccetta nera come tutti gli oli. Così. Allora, quest'olio è un olio per il corpo, io sono arrivata qua a utilizzarlo, quindi insomma diciamo che sto proseguendo. Allora, pur non essendo io un amante degli oli, questo non so perché l'ho comprato perché ha un profumo buonissimo, quindi chiaramente... mi sono fatta tentare dal profumo, ma io non sono un amante generalmente degli oli, anche perché avendo io la pelle mista grassa, con tutto ciò che è oleoso, non è che proprio ci vada a nozze. Però questo non mi dispiace, perché comunque non mi dà sulla pelle l'effetto... Oddio, sono viola! C'è la luce stranissima! No, torna come... Ecco, ok. Dicevo, non mi dà la sensazione di oleoso quando lo applico, la pelle lo assorbe bene e quindi alla fine non mi dispiace. Certo, una volta che lo finirò questo non credo che lo ricomprerò sinceramente, però non posso dire che sia un cattivo prodotto. Ora sull'emolliente, sul rassodante, emolliente già per intenderci. Poi in ambito viso sto utilizzando, infatti non riesco neanche più a chiuderlo, ed è anche questo quasi finito, più o meno penso sia qua. Questo sì, non riesco proprio a dire 8 cose insieme, mi escono fuori dei suoni inarticolati. È di Eufolia ed è un latte detergente delicato, 95% ingredienti naturali. Questo me l'aveva regalato De Russia Tati, un bacione cara, e lo sto utilizzando, lo sto portando avanti, spero che si veda. Io avevo già finito l'acqua micellare di questo marchio qua e lei mi aveva regalato acqua micellare, latte detergente e crema mani. Latte detergente è quasi alla fine, come quasi alla fine anche la crema mani. Tra l'altro l'ho usata talmente tanto ultimamente che ho rotto, cioè non si chiude più perché ho rotto dentro la parte insomma di avvitamento del prodotto. Comunque, e quindi non si chiude più, devo smaltirlo assolutamente, però anche questa è tipo qua. Ed è una crema mani idratante protettiva appunto di Eufolia, anche questa 95% ingredienti naturali. E quindi questi due prodotti di Eufolia spero di smaltirli presto. Poi in ambito viso, mamma mia, io in ambito viso sono veramente un disastro perché sono pigra, di sera applico raramente creme, cremine, cremette e quant'altro. Di giorno applico la BB cream normalmente. Anche perché, ripeto, essendo la mia pelle molto mista grassa con intendo lucidare nella zona T, non metto 850 prodotti, non mi sembra il caso, solo che ho 850 milioni di creme per il viso e comunque vorrei farne fuori qualcuna. Ne ho selezionate due che stanno più o meno tutte e due, una è qua, non so se si vede, ecco sì, si vede, una sta qua. L'altro non si vede, ma vi assicuro che sta quasi vuoto. Sono due sieri viso, entrambi di Avon, uno della linea Enew, quindi della linea un attimino un po' più figa di Avon, ed è a New Clinical Pro AF33 con Aminofil 33. Io non so neanche se lo fanno ancora questo, sinceramente. Comunque questo con il packaging tutto specchiato o argentato. E questo invece è della linea sempre di Avon, però la Solution, Ageless Bloom Firming Treatment Serum, quindi è un trattamento concentrato, insomma. Trattamento concentrato, raffermissant, firming. Vabbè, insomma, è un trattamento comunque antirughe, ragazze, non so dirlo in italiano. Ah, eccolo qua, siero trattante tonificante, ecco no, già avevo cannato, vabbè, comunque.
Io devo dire la verità, a me spiana questo qui, mi piace molto, anche perché mi dà l'idea che mi spiani un po' le rughette, quindi questo qua nella confezione viola, anche questo non so se lo fanno ancora, provate a cercarlo in catalogo, ma secondo me con il ritmo con cui Mister Avon cambia i prodotti non credo che ci sia ancora. Comunque per quanto riguarda appunto il viso, spero di riuscire a smaltire quei due prodotti. Poi andiamo in ambito corpo. Oltre al appunto l'olio rassodante, questo qua di Bottega Verde, nelle occasioni diciamo così più particolari, più importanti, sto utilizzando, anche perché l'ho pagata un rene, un anno di stipendio, la crema al gelsomino indiano di l'erbolario. E praticamente è così, vabbè, la scatola è questa qua, penso che non me ne freghi molto, e la confezione è questa, molto bella, tra l'altro rosa. Questo prodotto costa, è vero, però è molto ricco, molto setoso, è un ottimo prodotto, è un profumo meraviglioso. Infatti, ripeto, io lo utilizzo per lo più nelle occasioni, diciamo, un po' speciali, nei weekend, non come prodotto da tutti i giorni, ecco. Però, insomma, anche questo l'ho comprato l'anno scorso in primavera. O a febbraio addirittura, a febbraio perché me l'ero portato via in viaggio per San Valentino, quindi credo sì, all'inizio di febbraio. Quindi insomma, ragazzi, è quasi un anno che ce l'ho e a 12 mesi appunto di PAO, quindi non vorrei portarla troppo in lungo. Ecco, questa la vorrei utilizzare. Come vorrei utilizzare, anche questa l'ho comprata prima dell'estate scorsa, è questo trattamento snellente 7 notti ultra intensivo di Somatoline Cosmetics. E questo ovviamente in previsione dell'estate, già verso marzo inizierò a farlo, perché è vero che è un trattamento 7 giorni, però giustamente costando anche questo veramente una sbarzata, ragazze. Il boccione è piuttosto grosso, cioè ce n'è dentro parecchio, quindi in 7 giorni in realtà 400 ml non li fate fuori e quindi vi dura in realtà per molto più tempo. E anche questo, quasi ho paura ad aprirlo, perché anche questo ha quasi un anno. No, si è conservato esattamente com'era, compreso l'odore, che o vi piace o vi fa schifo, io non lo so, non ho ancora deciso comunque. Anche questo comunque vorrei smaltirlo, non voglio assolutamente farlo andare male, anche perché, ripeto, anche qua ci avevo speso parecchi picci, quindi questi. Poi, ultimi 3 prodotti, sposto l'argilla così riesco magari a farveli vedere meglio. Ultimi 3 prodotti sono 2 profumi e un acquacorpo che comunque vorrei smaltire. Uno è il Pretty Magical, nonostante mi pianga il cuore il secondo che compro questo, nonostante mi pianga il cuore per il packaging che è meraviglioso, però è un profumo invernale, quindi insomma vorrei in febbraio farlo fuori e stesso discorso per questo qua, Alia per lei, questo lo trovate al Carrefour per 6 euro, sono già a metà, eh. Anzi, un pochino più di metà se notate, perché in questi giorni ci ho dato una bella botta. E niente, insomma, anche questo vorrei finirlo, vorrei smaltirlo. Anche perché questo è un 100 ml, ce l'ho da un anno e mezzo, insomma, vorrei finirlo. E l'altra acqua corpo che veramente mi sta spruzzando come se non ci fosse un domani è questa qua, Dark Kiss di Bath & Body Works, che è buonissima, ha un retrogusto vanigliato. Sì. Ok, ha un retrogusto vanigliato pazzesco, mi piace da morire. E, però ho altre tre, sì, ho altre 3 acque corpo di Bath & Body Works che ho comprato con i saldi natalizi e quindi questa qua è solo qui, ma ragazze veramente la uso tutti i santi giorni e quindi insomma anche questa vorrei portarla avanti, quantomeno smaltirla. E niente, ho un anno per far fuori tutti questi prodotti, ma in realtà alcuni sono già verso la fine, quindi fortunatamente spero di smaltirli prima in modo tale da rimpiazzarli con altri prodotti che in realtà già ho, perché non ho intenzione di comprare specie creme viso e creme corpo, non ho intenzione di comprarne, ne ho già ancora qualcuna di scorta nel mobiletto del bagno, quindi non voglio comprare, però mi voglio ripromettere di smaltire questi prodotti. Niente ragazzi, spero di avervi fatto compagnia, spero che questo video in qualche modo vi sia stato utile. Vi mando un bacione enorme, muah, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!